Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi siamo assieme fino alle 19:20. Dalle 19 circa avremo Studio Tele 4 e quindi parleremo con Paolo Dal Fovo di un'iniziativa benefica che vede in scena l'Armonia al Rossetti per raccogliere fondi. Nella seconda parte dello spettacolo, della È trasmissione. sempre uno Sì, spettacolo. non dovrei usare altri termini. Beh, abbiamo già inquadrato chi sarà con noi nella prima parte, che è il dottor Giorgio Sarcletti, che torna ogni tot lunedì. Quindi, se volete, potete fare come gli abitanti di Königsberg, regolavano il loro orologio, perché Kant usciva a fare una passeggiata ogni pomeriggio alle 16. E E quindi quindi sull'apparizione. sull'apparizione si regola. Quando c'è il dottor Sarcletti è lunedì. Io non sono così preciso Non è come come Kant. Kant. Nella seconda parte, invece, continueremo oggi a parlare, è una di quelle trasmissioni in enjambement, poi dopo spiego perché, perché nella seconda parte parleremo ancora di medicina e lo faremo assieme alla dottoressa Scaggiante e alla dottoressa Bartolini, parleremo di lotta contro i tumori e del servizio cure palliative. Questo nella seconda parte. Allora, dottor, se vedete qua, Ferramenta. sì, sembrava io prima quando sono entrato ho detto da sopportare la borsa dell'idraulico. Ai miei tempi da piccolo si giocava col Col meccano meccano, e quindi io mi sono appassionato all'epoca. potrebbe sembrare eventualmente In una scatola di effetti, meccano. perché parliamo di traumatologia, Questi però sono gli strumenti relativamente più moderni. più moderni, quelli più antichi non li ho portati. Le mummie sono le più antiche, dove si sono ritrovati dei reperti di fratture degli arti poi consolidate. La mia professoressa del ginnasio era un'eminente egittologa, la professoressa Dolzani, Ah, ok. e poi negli anni mi ha rifornito di materiale radiografico delle mummie. Erano molto frequenti le craniotomie, perché qualsiasi cosa uno avesse, aprire la testa faceva bene, faceva Ah, certo. fugare gli spiriti maligni. Poi in altre popolazioni invece le facevano per acquisire dei talismani, dei amuleti. Ma insomma, però. Se facciamo un attimo di storia, ma Sì. proprio spicciola, egiziani e greci, ma gli egiziani già, avevano notevoli nozioni di cultura dal punto di vista del trattamento di lussazioni e fratture ed era materia anche di studio a scuola. Certamente però era unita a delle pratiche magiche, cosa che invece con i greci è scomparsa. Nei libri di Ippocrate si mostra come ridurre le lussazioni e i greci stessi avevano dei medici al seguito dei loro eserciti, Capito. anche perché la medicina della traumatologia nasce come medicina di guerra, dato che Ah già, sì. già all'epoca gli uomini amavano uccidersi e lottare per i vari motivi. Sto scherzando, ma No, dico no, no, nel no. senso che una traumatologia è ferrata. E quindi i romani poi avevano proprio una sanità militare al seguito delle legioni. Ed è strano poi come nei secoli questo si sia completamente perso, perché nel Non Medioevo è che non si combattesse si oggettivamente. combatteva, ma Sì, non nessuno è. ne importava dei feriti o degli amputati o così dei fratturati, e l'unico che aveva il medico era il re. Gli altri non avevano nessun Proprio medico. neanche un minimo di. C'erano ad esempio, delle congregazioni di monaci che si occupavano dei feriti durante le crociate, però avevano il divieto di intervenire con qualsiasi tipo di mezzo Cioè, curento. detta in termini, chi rimaneva ferito in guerra o non tornava oppure ritornava meno matto e con una. Quando si è ricominciato A a metà 800, metà appena. 800, con due grosse scoperte, due eventi importanti nella storia della medicina, l'apparecchiatura gessata e l'anestesia. Quindi due grossi passi in avanti. Ma solo poi con il fine 800 si è riconosciuto un proprio ruolo alla traumatologia, che faceva parte del bagaglio culturale dei chirurghi, erano i chirurghi che si occupavano dei traumi, anche perché qui ho portato una serie di ferri per riparare le fratture, però consideriamo che la traumatologia è traumatologia di tutto, cioè può essere traumatologia cranica, Sì, non solo, oculare, sì. degli organi interni, quindi delle arterie, dei nervi, dei muscoli. Traumatologia nel senso più vasto. E chi è stato? È stato il Codivilla nel 1902, famoso Villa perché perché poi c'è il nome, sì.
che ha introdotto il concetto di trazione su una frattura. Perché quando si spacca un osso lungo, perché guarisce? Guarisce perché si forma inizialmente un ematoma. Questo ematoma poi viene aggredito dalle cellule del sangue che provvedono allo spazzinaggio dei materiali morti e poi si organizza un sistema di cellule che ricostruiscono la continuità dell'osso, prima fibroso e poi con calcificazione diventa callo osseo. Però ci sono dei presupposti perché questo avvenga, che i monconi ossei non siano a distanza da canocchiale, ma siano non solo vicini, ma meglio se addirittura ben affrontati, anche compressi uno con l'altro, che non ci sia materiale interposto, quindi muscoli, vasi, arterie che rimangono intrappolati e impediscono la guarigione e la formazione del callo osseo, e soprattutto che ci sia una vascolarizzazione sufficiente. Ecco perché poi sono inventati mezzi di sintesi di varia natura. L'osso ha una doppia circolazione, una dall'esterno che è dal periostio, che è la membrana che lo riveste, e una dall'interno, dall'osso centromidollare, dalla midollare dell'osso. Quindi quando facciamo un'osteosintesi a cielo aperto, cioè esponendo il focolare di frattura, riducendo anatomicamente la frattura, si deve decidere se rovinare il circolo esterno o il circolo interno. E a volte succede anche che si rovina prima il circolo esterno o interno e poi si deve reintervenire per riparare al fatto che la frattura così comunque non è consolidata. Allora qua ho portato questa sciabola che è praticamente un chiodo di Kunscher. Cioè questi sono i chiodi che quando... Questo è un inchiodamento femorale, viene passato dall'estremità prossimale del femore fino al ginocchio con la frattura ridotta. Permette anche, se la frattura è stabile, un carico abbastanza precoce perché ha una buona stabilità e la sua curvatura poi rispecchia quella che è la curvatura del femore. C'è una leggera curvatura, no? È una leggerissima curvatura. Sì, sì, proprio se la inquadriamo si dovrebbe... Sì, si percepisce che c'è un... Ce ne sono chiaramente di varia lunghezza perché poi non abbiamo tutti i pazienti della stessa misura e quindi non si può inchiodare lasciando un pezzo fuori da una parte o passando nel ginocchio nell'altra. Poi i sistemi classici con le placche, e quindi viti e placche, sistema O, sistema svizzero dagli anni 60, che rimane ancora tuttora valido. Oggi però non si mettono più placche di quel tipo, si mettono dei fissatori interni che sono delle placche più dinamiche che consentono un carico precoce. E queste cose, questi qua? Questo è molto interessante. Questi sono stati fatti conoscere in Europa da Carlo Maui, scalatore, giornalista, sì, avventuriero. Mamma mia, lei mi porta indietro agli anni quando ero bambino, lui era un eroe. Insomma, di noi. Aveva riportato una frattura, sì, di tibia, non era mai guarita, si era formata una pseudoartrosi, perché quando la frattura non guarisce dopo un anno si chiama pseudoartrosi, perché i due capi si sono ormai ricoperti di osso, non sono più in grado di attaccarsi uno all'altro, con accorciamento della gamba. E nel corso dei suoi viaggi avventurosi aveva conosciuto in Siberia un medico, non della nomenclatura sovietica dell'epoca, ma un medico periferico che operava in un ospedale, nei suoi racconti, con finestre aleatorie, nel senso che era in piena Siberia, quindi aveva poche infezioni perché lì morivano anche i germi. E questo Elisabeth aveva ideato un sistema geniale, fatto di questi anelli su cui si montano dei fili di Kirchner, fili sottili, fatti passare attraverso l'osso in croce, e questi fili vengono messi in trazione opportunamente e forniscono una notevole resistenza sia al carico sia alla trazione. Mi sembra adesso che, cioè, questa viene messo esterno. Come esterno, no, o femorale o sì, sugli sì, altri. Sì. Un mio amico che una volta si ruppe la gamba non sciando ma compiendo una vera e propria impresa in Nuova Zelanda, quando tornò era tutto, come dire, aveva questa specie di impalcatura con questa cosa. Adesso me lo... Ma perché è stato importante questo? Perché Elisov ha dimostrato che si può modellare un osso come si vuole, nel senso, se si applica una trazione opportuna all'osso si può far crescere l'osso in quella direzione. Ho capito. E nel campo delle pseudoartrosi, spaccando l'osso in un altro punto e allungando l'osso in quel punto,
sotto, quindi si montano più anelli, okay. Compattando la pseudoartrosi questa guarisce. Ma il fatto che abbiano, dottor Sacletti, delle viti, significa sì. Che possono essere a loro volta, li si stringono a seconda della grandezza. Negli allungamenti degli arti, io sono andato a Lecco all'epoca, erano gli anni 80, ho imparato questa tecnica a Lecco, dove era venuto Ilisarov, personaggio poi con un barbone bianco. Ah, proprio russo. Russo. Sì, sì. Tipo Tolstoi. E aveva anche manifestato delle voglie, si era fatto regalare un impianto stereo che poi ha portato in Russia. personaggio proprio. Questa è una tecnica poco invasiva perché i fili sono molto sottili. Poi una tecnica geniale perché con questa idea della compressione del focolare di pseudoartrosi, anche di pseudoartrosi infette, quindi di focolare di osteomielite, la compressione stessa è un ottimo sistema per eliminare l'infezione. E poi a Lecco ho visto l'applicazione pratica sull'accorciamento degli arti. Lì si trattavano anche i nani, venivano dapprima allungati i femori, poi le tibie, poi l'omero, quindi con grandi sofferenze, chiaro, perché l'allungamento normalmente è un millimetro al giorno, il paziente stesso gira una vite ogni sei ore e a volte bisogna stoppare l'allungamento perché insorgono dolori per la trazione sui vasi sanguigni e soprattutto sui nervi. Io ho fatto un allungamento di tibia qui a Trieste con questo sistema, ottenendo 5 cm e guarendo la pseudoartrosi. Quindi, perché ho importato all'epoca questo metodo. Oh, poi c'è... Poi ho un fissatore esterno, questo mi sono innamorato. Io quando sono iniziato a fare ortopedia, non mi piaceva l'ortopedia. Sì, mi ricordo. Anzi, non l'avrei mai fatta. Mi piaceva la traumatologia. Perché la traumatologia... Immagino che sia sottile, magari. Che differenza c'è? Perché uno pensa che per le persone a cui piace la traumatologia, ortopedia sia... una derivata, la cosa più vicina fondamentalmente. L'ortopedia sono interventi codificati, quindi l'intervento si fa in un certo modo. Ah, la traumatologia è fantasia pura. Ho capito. Nel senso che può arrivare di tutto, a volte bisogna anche vedere sul libro come fare a fare certe cose prima di fare l'intervento. Sì, ho capito la differenza. Non lo dico scherzando, ma dico veramente perché l'argomento è così vasto in tutto il sistema, non solo osteomuscolare, ma vascolare e nervoso. In cui bisogna avere a disposizione possibilmente tutti i sistemi di osteosintesi che sono al momento conosciuti sul mercato per poter scegliere poi al momento quello più opportuno, altrimenti se uno è costretto ad operare con un sistema o due sistemi sì, i risultati non sono sempre gli stessi. Però questa imprevedibilità e la fantasia che si può mettere nel ricostruire un qualcosa, la soddisfazione di vedere una ricostruzione anatomica è molto diversa. Poi io venivo dalla microchirurgia, l'ortopedia mi sembrava, adesso non me ne vogliano i colleghi ortopedici, ma insomma una macelleria, nel senso così che strumenti molto grossolani. Nel campo della traumatologia aveva un suo ruolo la microchirurgia, senza dubbio, perché senza vascolarizzazione non si va da nessuna parte. Si può fare la migliore osteosintesi del mondo, la migliore ricostruzione del mondo, se non arriva il sangue, l'arto va in necrosi. E allora cosa ho fatto? Sono andato a Milano e ho fatto una full immersion in un simposio di traumatologia dove sono venuti tutti quei traumatologi o inventori di questi sistemi che allora erano conosciuti a livello internazionale. È stato pesantuccio, ma insomma però ho portato indietro un patrimonio culturale e tra cui ho portato indietro anche questo, me lo sono comprato all'epoca perché l'ospedale non lo forniva. De Bastiani, professore di Verona, aveva inventato questo un fissatore assiale, cioè da mettere da un lato solo dell'arto, snodabile e compattabile, questo è allungabile, ma adesso non ho portato la chiave, e con il quale praticamente con delle fish si fissano, si riducono le fratture, si fissano con delle fish all'interno dell'osso. Anche questo è un impatto minimo e un ottimo trattamento per cosa? Per quelle fratture, ad esempio, esposte, in cui il focolaio di frattura... Cosa significa frattura esposta? Che il focolaio di frattura comunica con l'esterno. Quindi sono interrotti anche i tegumenti. Fratture che normalmente necessitano un trattamento entro le prime 6-8 ore, perché altrimenti per definizione diventano infette. Ho capito. E questo, con questo ho fatto guarito una pseudoartrosi di femore, all'epoca insomma un buon risultato. E parlando di femore c'è poi... Parlando di femore c'è il vasto capitolo di
di cui volevo parlare, delle fratture del collo del femore, dette anche fratture mediali delle estremità prossimali del femore, per differenziarle dalle pertorocanteriche e laterali. Qual è la differenza fondamentale? È che le pertorocanteriche sono fratture in una zona, si chiamano così perché tra grande e piccolo trocantere, dove si inseriscono psoas e medio gluteo, c'è un osso molto più spugnoso, un osso ricco di vascolarizzazione, quindi guariscono in maniera, diciamo, la maggior parte delle volte ottimale, a meno che non si riduca male la frattura. Le fratture invece del collo femorale hanno una problematica notevole legata alla presenza di vasi sanguigni esili, un vaso sanguigno al di sopra, uno al di sotto del collo femorale e uno centrale sulla testa del femore. L'interruzione del collo spesso spacca anche questi vasi, fa un'osteosintesi inutile, perché il segmento poi a monte dell'osteosintesi è destinato inevitabilmente ad andare in ecosi. E sono le fratture che hanno gli anziani, purtroppo. Adesso lasciamo perdere questa denotazione di anziani. Sì, però... che poi anche adesso mi pare che si va verso un innalzamento. A 75, finalmente, quindi ho buone speranze. Io... Però diciamo che quante ce ne sono di queste fratture? Un sacco, perché se ne calcolano circa 80.000 in Italia l'anno. A Trieste 600 circa, sto parlando degli over 65, over 65 ad esempio in Italia rappresentano il 20% della popolazione circa, over 85 sono 2,5-2,8%, quindi una drastica riduzione, tra i 65 e gli 85 c'è una moria notevole. E in questa percentuale di morti sono senza dubbio anche quelli legati alla frattura del collo femorale. Ma perché questo succede? Sa che è una cosa che io non sono mai riuscito a capire? Cioè, Un tempo succedeva perché la frattura del collo del femore portava inevitabilmente a un'immobilizzazione gessata praticamente dal torace fino al piede, un pelvipodalico mostruoso, in cui si rimaneva per 90 giorni e si era vittime di ogni tipo di infezione, ogni tipo di decubito. Quindi. Ma succede perché i soggetti over una certa età hanno patologie concomitanti. Ho capito. Allora, per impedire che queste patologie concomitanti abbiano il sopravvento, oggi è universalmente accettato che devono essere operati entro le prime 48 ore. Io all'epoca non lo sapevo, ma anni 80, la sorella di mio nonno, 91 anni, si è rotta il femore. Contrariamente alla volontà di parenti che l'avrebbero voluto è morta per poter vendere tutto quello che c'era, ma io cosa ho fatto? L'ho operata d'urgenza, le ho messo una protesi, un'endoprotesi. In che anni, dottor Sacchetti? È 87. Fini anni 80. Sì, fine anni 80. Questo è un gambo protesico che viene infilato nel canale femorale. Il collo è di diversa lunghezza a seconda poi della lunghezza del collo della paziente, poi c'è una testina, anche questa di varie misure, e questo è l'appoggio sul bacino. Con questo sistema, questo è un'endoprotesi, quindi ha soltanto la parte femorale, non ha la cavità acetabolare, allora si chiama artroprotesi. Okay. Con questo sistema cosa succede? Che si mette il paziente in piedi rapidamente, quindi io l'ho operata subito, l'ho messa in piedi il giorno dopo, gridava come un'aquila, ma è vissuto altri 3 anni. Questo per dire che l'impatto di una frattura di femore, soprattutto a una certa età, è un impatto che riguarda tutto l'organismo. Se il paziente ha diabete, ipertensione, problematiche cardiache, renali e così via, la frattura di femore rappresenta un evento che peggiora, è peggiorativo per tutte le altre patologie. Però se non ci sono queste patologie concomitanti, diciamo che non spaventa tanto quanto. Non spaventa tanto quanto. Ho spiegato perché si fa la protesi, perché è inutile tentare un approccio di sintesi e quindi è meglio eliminare la testa, viene tolta e viene messa un'endoprotesi. Però c'è un certo grado di mortalità e si considera che comunque nei casi operati, a seconda delle varie regioni cambia la percentuale, però in Italia è del 20% la mortalità entro il primo anno. Ho capito. Ed è del 20% anche la possibilità di avere una recidiva sull'altro femore. Quando sono andato a Milano a fare quel corso intensivo, c'era un professore austriaco, Ender, che aveva ideato, non ce l'ho con questi ferri, un sistema geniale di osteosintesi del collo femorale, delle pertorocanteriche,
passando dal ginocchio, dalla parte interna, venivano messi dei ferri ricurvi ad arte a tenere la frattura. E allora Ender, parlando della frattura del collo femorale, ha preso una mela in mano e l'ha spezzata in due, dicendo che non è la caduta che fa rompere il collo del femore, il collo del femore si rompe e la paziente cade. Questo è il meccanismo. Ah, ho capito. Mm-hmm. E poi raccomandava, quello che dico sempre anch'io ai miei pazienti, togliete tutti i tappeti a casa, cercate di non avere mezzi di inciampo, soprattutto di notte quando uno si alza per andare al bagno e poi non ricorda bene quali sono gli ostacoli. E tenere una luce anche sempre accesa. E tenere una luce di riferimento sempre accesa. E comunque, il mio corridoio è una specie di pista d'atterraggio per... Con il segnale luminoso, sentito luminoso. Sì, proprio per... Ma mi perdoni, dottore, già che ci siamo, io non ho mai capito, per esempio, indipendentemente dal fatto che una persona abbia avuto una frattura di questo genere, eccetera, arrivati ad una certa età, vuol dire camminare aiutandosi con una stampella, con un bastone, eccetera, al di là del fatto che molti non vogliono farlo perché dicono... Perché si vergognano. Si vergognano, eccetera, lasciamo perdere questo. È utile o potrebbe paradossalmente anche questo essere... È tanto utile invece, perché non soltanto dal punto di vista articolare, perché si può essere un indebolimento degli arti inferiori legato all'artrosi o del ginocchio o dell'anca o della schiena soprattutto, ma perché dà sicurezza, al di là della vergogna, e dà soprattutto quel senso di stabilità che a volte manca per problematiche di circolazione cerebrale o per artrosi cervicale. Ed è meglio un bastone o un treppiedi? O una stampella? No, quel treppiedi. Treppiedi terribile. No. Bastone o stampella, questo mi chiedevo, qual è, cioè proprio per via dell'impugnatura. La stampella ha un appoggio proprio, di solito si indica nei pazienti post-operati, nel recupero, eccetera. Il bastone con un buon manico, non il bastone da passeggio che usava mio nonno, che aveva la figura di un cane come quello di Trussardi, ed era sottilissimo. Sì, beh, quelli erano molto... erano estetici. Un bastone da sicurezza, io lo consiglio perché poi la maggiore insicurezza è fuori di casa. In casa uno sa quali sono i suoi appoggi, i suoi percorsi, quindi ha familiarità. Quando esce in strada molte volte si trova perso. E in più avere un bastone forse porta una maggiore attenzione anche da parte del prossimo, perché spesso il prossimo non è molto attento. Sì, vede una persona con... Con il bastone è un pochino più attento. Quindi insomma è meglio, piuttosto è meglio, non so, è meglio averlo io... Poi anche elegante, secondo me, ad un certo punto, insomma. Da un certo punto di vista, sì. Insomma, queste fratture di femore guariscono tutte bene? Si considera che il 50% non guarisce proprio bene, perché ci sono delle complicanze. Ad esempio, in questa endoprotesi non c'è la parte acetabolare, si può creare un'infiammazione per l'appoggio di un mezzo metallico su una parte viva di osso, oppure ci può essere uno scollamento del gambo. Uh-huh. Adesso gambi, questa è una protesi vecchia, sono migliorati nella forma, anche nella tenuta, a volte hanno delle scanalature, delle cose che consentono all'osso di crescere e di incarcerarli meglio. Però può anche essere che l'osso decida di non accettarli quindi c'è una rarefazione intorno, questo comincia a ballare e bisogna sostituire la protesi. Quindi il 50% circa non ha un buon esito dall'intervento chirurgico. E di questi 50% si considera che un 30% poi è incapace di attendere le sue normali attività senza ausili, senza bisogno di qualcuno che lo aiuti nella vita quotidiana. Quindi è un impatto socio-economico e umano notevole questo. Posso chiedere ancora una cosa, dottore, visto che ci abbiamo verso la fine. Una volta quando uno veniva operato, diciamo in ortopedia, c'era il gesso, no? Gli veniva messo il gesso, eccetera. Adesso non so, probabilmente in alcuni casi si vedono, non so se hanno la stessa funzione, probabilmente no, però mi incuriosisce molto. I tutori, per esempio, quelli che si vede, magari c'è gente che ha tutta la gamba, come si può dire, fasciata, è al posto del gesso o è no? Al posto del gesso, si vede che siamo una società più ricca, la sanità può spendere di più, perché si metteva il gesso o addirittura in altre epoche
però si metteva anche un cartone irrigidito, si mettevano mezzi molto approssimativi e costava poco, il gesso costava molto poco. Poi è arrivato questo materiale, lo Scotch Cast, quello con cui sono fatti anche gli scafi delle barche, più difficilmente modellabile rispetto al gesso. Quindi se adesso si mette il gesso, per esempio, al posto di un tutore, che cosa significa? Che c'è necessità di... Molto spesso, se c'è necessità ad esempio di ridurre una frattura, come una frattura di polso che viene ridotta in una posizione, io dicevo sempre, a forma di tubo di stufa, rovesciato e flesso, per ridurla è meglio mettere un apparecchio gessato che consente questo tipo di manipolazione della frattura. Se invece si tratta di mettere a riposo un'articolazione, una distorsione, un post frattura della caviglia, però che non sia dislocata, cioè una frattura composta, un post intervento al ginocchio, allora è preferibile un tutore. Il tutore naturalmente ha un alto costo, se non riesce a fornirlo l'azienda sanitaria è difficile poi che il paziente lo possa sostenere, lo compri. Sì. Okay. Comunque è un ottimo sistema, un sistema più moderno. Ma sul tutore non si può fare la firma però. No, bisogna inventare un sistema. Però capita, poi questa è l'ultima domanda per oggi, ma capita, non so, anche a lei per esempio, forse un po' diverso, ma capisci, non so, è come se la gente, venendo a conoscenza di tutte queste novità, insomma, di queste innovazioni che ci sono state, eccetera, non so, poi anche le pretende, non so se le capite. Beh, ma hanno ragione. Però uno resta anche male quando gli si dice, oh, guarda, ti mettiamo il gesso invece del tutore, no? Come dico, no, io avrei preferito un tutore perché è come se, non so, è come quando uno deve fare un'operazione, magari è convinto di farla in anestesia locale o comunque in una specie di day invece hospital, poi diventa più pesante. È un'operazione facile, però la facciamo comunque in anestesia. Uno rimane come... Però è sempre importante quello che si dice, e dopo non si fa sempre molto bene, l'informazione. Cioè di informare il paziente del perché si ha una certa procedura. Non perché un paziente di serie B o perché non si ha voglia di fare o perché c'è una cosa... No, ho capito che c'è questo. Però spiegando bene, normalmente il paziente sempre accetta molto più volentieri e capisce perché. E questa è la cosa più importante. Esatto. Credo sia la cosa più importante. Ci vediamo prima delle vacanze, dottore? Ma vediamo, speriamo di sì. Ok, vabbè, allora diamoci appuntamento quindi fra due settimane. Grazie, dottor Sacchetti, per essere buonasera. Stato con noi. Grazie. Buon lavoro e ci vediamo dopo la pubblicità. Continuiamo a parlare di medicina. Bene, grazie. Allora, seconda parte di Trieste in diretta. Come annunciato, parliamo di lotta contro i tumori. Lo facciamo assieme alla dottoressa Bruna Scaggiante, che sta all'estrema sinistra, e la dottoressa, e io qua ho ancora problemi. La dottoressa Scaggiante è la presidente della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, la LILT. E in mezzo invece c'è la dottoressa Maria Bartolini, che è dirigente medico servizio cure palliative dell'Auschwitz. Grazie alla dottoressa Scaggiante per essere tornata a trovarci e alla dottoressa Bartolini per essere venuta a trovarci per Buonasera la prima volta. Buonasera a tutti. Allora, c'è un progetto, no, dottoressa Scaggiante? Però prima di parlare del progetto che riguarda appunto la fragilità sociale dei pazienti oncologici, che è proprio il titolo fra l'altro, chiariamo di che cosa parliamo con la dottoressa Bartolini quando parliamo di cure palliative, perché forse c'è un po' di, insomma, se non di equivoco, è una di quelle terminologie che forse si usano, non mi permetto di dire a vanvera, ma insomma senza in sapere esattamente, in maniera inappropriata. Allora, cosa sono le cure palliative? Il nome deriva da pallio, che è un termine latino che indica mantello. Mantello, sì. Pallio di Siena è anche sì, una coperta, per dire la verità. Sì, okay. Ok. Abbia pazienza, se ogni tanto mi vengono queste cose, meglio seguirmi. Per cui queste cure vogliono avvolgere il paziente per proteggerlo da cosa? Dalla sua malattia. Le cure palliative sono per cui la cura del paziente e non della malattia, e sono applicate a chi? A coloro che hanno una malattia incurabile, cioè nel senso inguaribile, oncologica o anche non oncologica. Infatti vanno applicate a tutte le terminalità delle grosse insufficienze d'organo, le insufficienze renali, le insufficienze respiratorie o cardiache.
La più grande parte dei pazienti comunque sono pazienti oncologici. Cosa sono? Sono la cura del sintomo, dicevamo, per cui noi ci rivolgiamo ai sintomi, cerchiamo di ovviare, di alleviare i sintomi. Quali sintomi? Prima di tutto il dolore, che è il sintomo principale, quello che preoccupa di più il paziente, ma anche tutti gli altri, le nausea, il vomito, la stanchezza, i problemi intestinali, l'insonnia e anche i sintomi psichici, l'ansia, la depressione. In questo modo cerchiamo di proteggere il paziente dalla sua malattia. La malattia va avanti per conto suo, purtroppo, non c'è niente da fare per bloccare la malattia. Io ho detto prima, mi perdoni se interrompo, malattia inguaribile, malattia incurabile. Sì. I due aggettivi sono intercambiabili? Allora, no, sono assolutamente non sono intercambiabili. Allora, noi le cure palliative si rivolgono alle malattie che sono inguaribili, cioè inguaribili, per cui non si prospetta una guarigione, però sono curabili, chiaramente. Ho capito, sì. Poi dopo anche molti colleghi, quando purtroppo una persona famosa se ne va, tutti dicono non si dovrebbe utilizzare il titolo in seguito ad un male incurabile, eccetera. Però queste sono anche quelle convenzioni giornalistiche che certo. Noi... utilizziamo. Però io l'avevo interrotta e le chiedo scusa quando parlava appunto della cura del sintomo, del dolore, di tutto quello esatto, che accompagna del anche. Sintomo e non della malattia. Inoltre un'altra cosa importante che sono applicate sia al paziente stesso sia alla sua famiglia, perché è la famiglia che cura più di tutto il malato, che circonda il malato di amore, di affetto, di attenzione. E mi perdoni ancora, c'è una sorta di, virgolette, come posso dire, di protocollo che entra in azione quando scatta la cura palliativa o no? Cioè che ne so, si sa che quel paziente è, diciamo, sotto cura palliativa o non è così burocratica? Sicuramente non è così burocratica. Allora, nel corso di varie malattie a un certo punto ci si rende conto che, ho capito, che le cure della malattia non funzionano più. Mm-hmm. E allora che bisogna rivolgere le proprie attenzioni al sintomo piuttosto che alla malattia. Ed è un percorso, chiamiamolo così, quasi naturale. Quasi naturale. Ho capito, insomma. Che viene fatto assieme agli altri medici, ovviamente. Sì, cioè, sì, i palliativisti sì. Si affiancano agli altri specialisti che curano le malattie, invece. E questo, dottoressa Scaggiante, è un po'... adesso correggetemi, mi raccomando, se dico delle cose che non sono corrette. Però l'idea poi che non è esclusiva delle cure palliative, no? Il coinvolgimento di altri specialisti, il coinvolgimento della famiglia, eccetera. Certo, questo sicuramente sì. Diciamo che se ci focalizziamo solo all'ambito oncologico, che ovviamente è l'ambito a cui noi siamo interessati per mandato istituzionale, ovviamente, prendersi cura del malato, soprattutto nella fase di cronicità e poi nella terminalità, significa prendersi cura di tutto ciò che è intorno a lui. E questo è assolutamente fondamentale. Però in particolare la nostra osservazione, come diciamo Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che siamo da più di 90 anni sempre a fianco delle istituzioni, in particolare dell'azienda sanitaria, è stata quella che effettivamente ci sono poche forze in campo su questo aspetto, che sta diventando sempre più pregnante per una serie di motivi, non solo perché aumenta, l'incidenza to cure, solamente questo il fatto è che sempre di più, per fortuna, cronicizziamo la malattia, ma questa alla fine arriva a un suo percorso finale, no? E soprattutto c'è un altro aspetto importante, il fatto che la centralità della persona in tutti i suoi aspetti, soprattutto nella terminalità, è un fattore estremamente rilevante non solo per la persona stessa, che è il paziente, ma anche per la sua famiglia, perché riuscire a vivere completamente una buona qualità della vita in tutti gli aspetti, anche in questo, che purtroppo di cui non ci piace parlare molto, ma di cui dovremmo parlare,
perché vuol dire poter offrire un servizio non solo al paziente, ma anche alla sua piccola comunità, che è la famiglia, è estremamente importante, estremamente importante. È per questo che noi ci siamo, ovviamente, lei sa che per mandato istituzionale, soprattutto per volontà di questa sezione, noi non facciamo mai sovrapposizioni. Con altre? Mai sovrapposizioni. Noi non offriamo un servizio che sia in sovrapposizione con quello dell'azienda sanitaria, neanche uno. I 90 anni, glielo posso garantire. E invece siamo a fianco dell'azienda per poter mettere in campo, perché noi abbiamo magari più possibilità di muoverci in maniera più snella rispetto sì. all'azienda, che comunque ha una sua burocrazia, un suo iter da portare avanti, e di conseguenza noi siamo assolutamente convinti che essere a sostegno dei servizi aziendali che comunque garantiscono le migliori prestazioni sia importante. E in questo senso ci siamo mossi proprio perché il numero di richieste di assistenza domiciliare aumenta sempre di più e aumenta anche la volontà dei pazienti e delle famiglie di poter condurre il fine vita nella propria casa. Sì. In un posto che è protetto, dove ci sono i propri affetti, anche le proprie cose che aiutano a raggiungere ovviamente per tutti una conclusione che è la più serena anche per quanto riguarda l'elaborazione del lutto della famiglia, che non è irrilevante. E questo vuol dire fare qualità della vita per la società, che è la famiglia in prima istanza, no? Dottoressa Bartolini, ancora una cosa sulla, sulla questione, sempre per sgomberare il campo da possibili dubbi o appunto equivoci. Cura palliativa non è terapia del dolore. Le cure palliative comprendono. Comprende, però non è la... Non è solo la terapia del dolore. Certo. Ho capito. Perfetto, così siamo, abbiamo chiarito un po', chiarito un po' di cose. E laddove c'è appunto questo progetto, un progetto che si chiama La Fragilità. Di solito questo mi arriva dopo gennaio, vabbè. La fragilità sociale dei pazienti oncologici. Che cos'è, dottoressa? È vostro il progetto? Sì. Sì. Allora, è stato casuale che guardando in internet qualcuno ha visto che c'erano dei bandi di interesse sociale messi a disposizione. Quindi della Fondazione? Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. Noi non avevamo mai partecipato a questi bandi, non avevamo mai scritto un progetto, però me l'hanno segnalato, come me l'hanno segnalato pochi giorni prima avevo incontrato proprio la dottoressa, e perché avevamo fatto ovviamente sempre senza pranzo perché avevamo fatto, io arrivavo da un corso, lei da ovviamente un insieme di visite. E parlando così dei bisogni delle persone, ancora di più è emerso questa necessità, perché io dicevo, guarda, abbiamo tante persone che veramente si gioverebbero di poter rimanere a casa con tranquillità, perché qual è il problema della gestione domiciliare dei pazienti oncologici? Che molto spesso, anche senza arrivare agli ultimi momenti della vita di questi pazienti, vorrebbero rimanere a casa, però succedono tutta una serie di complicazioni che spaventano innanzitutto i familiari. Sì. E quindi la soluzione qual è? Chiamare il pronto soccorso o andare al pronto soccorso. E questo ovviamente con tutta una serie di sofferenze, e anche magari i pazienti si ritrovano poi ricoverati in reparti che, per carità, fanno tutto quello che è possibile, sì, ma però sicuramente non è un ambiente protetto adeguato, no? Sempre per la parte, diciamo, emotiva. Io su questo posso fare un esempio, non pertinente solo da questo ultimo punto di vista, non per quel che riguarda patologie, eccetera. Però io ricordo che mio papà, che aveva una demenza senile,
I momenti in cui mi risultava più debole e più, come posso dire, più, sì, più debole del solito era in seguito ai ricoveri ospedalieri, dove io non ho assolutamente nulla da dire del lavoro dei medici e degli infermieri, però era il momento in cui, vedendolo in un contesto che non era il suo, non era quello a cui noi eravamo abituati, e là percepivi che la situazione non era semplice. Poi dopo è anche vero che una volta la malattia stessa era particolare nel caso suo, però è un momento per il familiare forse ancora più, sicuramente più di mio papà che per non si rendeva conto, credo. Ma per il familiare è uno shock non da poco, perché è la prima volta che lo vedi completamente disarmato, diciamo sì, così. Fragile. Certo, tanto è vero che una volta uno dei presidenti dell'ITIS in quel caso diceva si potrebbe addirittura presupporre una sorta di codice argento per determinati ricoveri, in modo che una persona che arriva prostrata e debole possa ricevere non un trattamento di favore, ma un trattamento leggermente diverso, che, devo dire la verità, ove possibile al pronto soccorso fanno. Certo. Perché se hanno tempo e spazio, mi ricordo che una volta mio papà lo hanno messo tranquillo in una stanzetta dove stavamo io e lui. Chiedo scusa per questo, per far capire anche che cosa significa per il familiare vedere determinate cose. Però provi a pensare cosa significa per una famiglia la gestione anche per il paziente stesso. E quindi qual è il problema? Il problema è che ci vorrebbe, diciamo, più forza in campo, e per questo abbiamo pensato a questo progetto. Io devo dire la verità che ho trovato grande sensibilità della Fondazione riguardo questo aspetto, perché la Fondazione ha accolto in pieno questa necessità, perché molto spesso noi la tocchiamo per mano diretta, purtroppo, e qualche volta indiretta. Però sicuramente riuscire a dare un supporto all'ottimo servizio che già c'è, per poter garantire alla famiglia e al paziente la possibilità di rimanere il più possibile a casa, è un valore aggiunto e dovrebbe essere una priorità nell'ambito dell'umanizzazione delle cure. Perché questa, oltretutto, dottoressa Bartolini, la domicilia, non riesco mai a dire, domiciliarietà delle cure, ove possibile, è anche un asset dell'azienda sanitaria, e sappiamo che, insomma, la cosa funziona certamente in determinati casi, però poi ciò non ce la fate, è inutile andare a cercare iperboli e verbi strani. Certo, no, per tenere a casa un paziente il più possibile, anche fino alla fine, magari, tante volte ci diciamo, ci vogliono tutta una serie di fattori, no? Intanto ci deve essere un'equipe medico-infermieristica valida e presente. In teoria dovrebbe esserci sulle 24 ore questa equipe specialistica presente, valida, eccetera, in modo da essere sempre un supporto per la famiglia. Poi ci deve essere un'assistenza di base valida, e anche questo è un grosso punto nero proprio delle cure palliative, perché in genere una persona sola non ce la fa ad assistere un familiare fino alla fine. Almeno due o tre devono essere queste persone che ruotano attorno al malato. E dove le troviamo queste due o tre persone? Spesso una di queste persone è una badante. Una badante costa, per cui arriviamo sempre là al problema economico. E quindi come vi siete nel progetto, diciamo così, come vi spartite i ruoli? Allora, il progetto ha come scopo, obiettivo, quello di intanto riuscire a migliorare il servizio, perché è prevista una borsa di ricerca, di studio per questo progetto, dove questa persona, questo medico, andrà ad affiancare con delle regole ben precise, ovviamente, sotto la stretta guida e direzione, ovviamente, del medico
che ovviamente si occupa del servizio di cure palliative della suite, in particolare della dottoressa Maria Bartolini, e dovrà seguire tutta una serie di direttive, ma sarà da supporto e sarà quel ponte importante che permetterà di poter soddisfare più richieste, perché già avere, diciamo, una persona in più anche per raccogliere i bisogni in maniera adeguata e raccordarsi, perché insomma, una persona preparata non è uno, sì. non è che facciamo una borsa di studio per un segretario, no? Ma no, per un medico, e quindi può capire e rapportarsi con l'equipe in modo da ottimizzare meglio le risorse che già ci sono. E noi puntiamo a dimostrare che già un aiuto così può cambiare notevolmente sul territorio il numero di assistenze che si possono dare a domicilio e lo ripeto, perché l'obiettivo è quello di riuscire a dare alle persone la possibilità, se lo desiderano, di rimanere il più possibile a casa e di avere tutto quell'aiuto che è necessario nel momento in cui ci sono le complicazioni e tutti si spaventano. Mi spaventerei anch'io e non saprei quale pesce pigliare, no? Quindi questo è assolutamente fondamentale. Crediamo che questo tipo di progetto possa anche portare un valore aggiunto come ricaduta su un minor numero di accessi al pronto soccorso, che è l'altro bestia nera, sì. Che è l'altra cosa, sì, che poi qualcuno anche dice, beh, però è segno anche che uno si fida se si rivolge al pronto soccorso, volendo vedere il bicchiere, diciamo così, mezzo pieno, però insomma è anche vero che sì, insomma. Però in questo caso parliamo sempre di situazioni in cui sarebbe meglio il più possibile rimanere a casa e non essere traghettato in altre strutture. E, dottoressa, quante sono le persone che l'ASUIZ segue attraverso il vostro servizio? Se c'è quante sono? Allora, da quello che io mi ricordo, nel 2017 noi abbiamo visto 550 persone. Marca, non è poco. Ok, di queste diciamo due terzi sono morte chiaramente, no? nel corso dell'anno. Per quanto riguarda la sede del decesso, grossolanamente un terzo è morto a casa, un terzo in hospice e un terzo in ospedale. Questi dati sono migliorabili, nel senso che l'azienda sanitaria vorrebbe arrivare al 75%, no? delle morti al di fuori dell'ospedale. È giusto, giustissimo, noi avvaliamo senz'altro progetto. Questo tipo di ragionamento, no? È un ragionamento, voglio dire, relativamente recente, non tanto recente, cioè da quando se ne è incominciato a parlare più o meno? Di cure palliative da almeno 20 anni sicuramente. E io non, certo, qua non riesco però a capire se è qualcosa di recente o meno. Non riesco a storicizzarlo come dato, nel senso è relativamente recente. Sicuramente relativamente recente, sì. Recente. E c'è una sorta di... i dati che voi avete, diciamo, sì, così, parlano, sì, di una certa progressione in tal senso? Allora... Dunque, il nostro servizio di cure palliative funziona solo da 3 anni e mezzo, ok? Per cui non possiamo fare granché confronti. Allora, ogni anno c'è stato un lieve aumento del numero dei pazienti visti, però le proporzioni sono sempre le stesse. Perché? Adesso mi spiego. Allora, fino adesso ci lavoravo solo io in questo servizio di cure palliative e una figura medica è troppo poco per tenere su tutta la struttura. Per fortuna, dalla fine di ottobre, sono affiancata da un'altra collega, la dottoressa Loredana Maccaluso. Per cui adesso vediamo se questi dati miglioreranno. Ho capito, quindi è una sorta di... come si dice, work in progress. E adesso se si aggiungerà con più, anche a maggior ragione, borsa di studio. Quando inizierà il progetto a essere attivato? Insomma, quando allora inizierà? Il progetto si è già attivato, noi abbiamo già siglato con io personalmente con il direttore generale, il dottor Adriano Marcolongo.
una convenzione tra la LILT e ASUIT su come si inquadrerà questa figura, che quindi sarà una figura di collaborazione nell'ambito della struttura già esistente e per potenziare quindi i servizi già esistenti e quindi portare dei valori aggiunti. E stiamo perfezionando il bando, quindi io sono certa che all'inizio del prossimo anno, quindi proprio col 2019, questa persona sarà già il candidato o la candidata che risulterà selezionato positivamente, il vincitore del bando, sarà collocato immediatamente, quindi a sua disposizione. Qualche mese, ecco, diciamo proprio. Io credo proprio in gennaio. Ah, gennaio, proprio addirittura. Sì, quindi, penso il tecnico. Sto aspettando ancora alcune valutazioni, le solite tecniche che si devono fare dei bandi, ma poi credo che questi sono i tempi, perché cerchiamo proprio di poter garantire il prima possibile un ulteriore aiuto alla struttura già esistente, considerato che questa figura rimarrà accanto ad aiutare il servizio di cure palliative per un anno e mezzo, quindi un tempo anche non è lunghissimo, ma è un buon tempo per poter tirare alcune conclusioni, nella speranza poi di poter soprattutto portare maggior sollievo a tante persone e soprattutto a tante famiglie, perché il nostro obiettivo non è solo quello di raccogliere numeri, anzi questa è una conseguenza che facciamo sempre perché è necessario per poter aver forza poi e dimostrare se una cosa serve o non serve. Questo è giustissimo e ci deve essere, ma il nostro primo obiettivo sono le persone, i pazienti in questo caso, e le loro famiglie. Faccio un'ultima. E su questo, ripeto, abbiamo trovato veramente da parte della Fondazione una grande apertura e proprio ascolto a livello umanitario e quindi molta sensibilità per questo argomento, che spesso tutti sanno che c'è, ma nessuno lo ma pochi ne vogliono parlare. Sì, quindi grazie alla Fondazione per aver creduto in questo progetto e ovviamente nella LILT. Un'ultima domanda, eventualmente lo faccio a tutte e due. È notizia, insomma, di questi giorni, no? Penso che avete letto le dichiarazioni di Vialli, che ha raccontato la sua storia, la sua malattia, eccetera, no? Si pone sempre la stessa domanda, no? Quanto è importante che un personaggio famoso a determinati livelli, oltretutto, renda noto quello che ha passato, quello che sta passando, come dire, non tanto per aggiungersi al numero delle persone che purtroppo stanno male, ma anche soprattutto per far capire come si può affrontare una prova, la più drammatica probabilmente che ti si possa presentare, con uno spirito positivo, insomma. Il ruolo dei personaggi, io ricordo le campagne ancora di parecchio tempo fa, eccetera, pochi sono quelli che raccontano, no? Sì, è comprensibile anche che uno non voglia raccontarlo. Non certo, c'è... certo. Allora, la mia opinione è che se la notizia viene diffusa da personaggi famosi su questo aspetto, per me c'è un valore positivo, perché bisogna un po' cominciare a smitizzare alcune cose che sono rimaste troppo nell'immaginario collettivo, nella cultura, il male di cui non si sente, non si deve parlare, eccetera. Quindi questo è positivo. Quello che non sempre è positivo, quando un personaggio famoso racconta la sua esperienza, sono le ripercussioni mediatiche, tipo all'Angelina Jolie, no? Pertinenti e che potrebbero portare a una percezione sbagliata di alcune notizie strettamente professionali di carattere medico, e quindi questo non va molto bene. Ma raccontare la malattia e il suo lato umano, secondo me, è sempre positivo. Dottoressa Bartolini, sono d'accordo? Pienamente d'accordo. Ok, allora chiudiamo questa puntata, magari poi
più avanti, quando il progetto è a buon punto, a metà, magari venite a raccontarci come sta andando. Va Assolutamente, bene? Allora io ringrazio la assolutamente. dottoressa Scaggiante, che è la presidente della sede triestina della LILT, e la dottoressa Maria Bartolini, che è il dirigente medico del servizio cure palliative dell'ASUIZ. Vi ricordo tra l'altro che l'appuntamento, quello settimanale con Starbene in TV dell'ASUIZ, è confermato per venerdì prossimo, sempre intorno. No, sempre intorno alle ore 19. Grazie a tutte. Dopo Grazie la a voi. pubblicità rimanete con noi perché parliamo di un'iniziativa benefica che riguarda anche in questo caso le persone che non stanno bene.